Ciao ragazzi e ben ritrovati per le nostre lezioni di filosofia. Continuiamo a trattare dell'idealismo e oggi ci occupiamo di Schelling. Schelling nasce in Germania nel 1775. Tra il 1795 e il 1796 diventa precettore nella città di Lipsia e qui frequenta la cerchia dei fratelli Schlegel, appassionandosi alle idee romantiche. È del 1797 l'opera Idee per una filosofia della natura, mentre risale all'anno seguente Sull'anima del mondo. La sua terza opera si intitola Sistema dell'idealismo trascendentale ed è datata 1800. Dal 1826 Schelling sceglie di trasferirsi a Monaco e viene nominato membro dell'Accademia delle Scienze di Prussia. Nel 1841 viene chiamato alla cattedra di Berlino, quella occupata in precedenza da Hegel. Schelling muore in Svizzera nel 1854. Schelling riprende alcuni aspetti della filosofia di Fichte, ma al contempo se ne allontana, postulando una doppia modalità di manifestazione dell'assoluto, natura e spirito. La libertà non è più una peculiarità dell'uomo, ma è presente anche nei processi oggettivi della natura. Schelling rivaluta l'importanza della natura, che era stata considerata da Fichte una semplice necessità negativa. Per Schelling la natura è autonoma perché dà a se stessa le leggi ed è autarchica perché basta a se stessa, in quanto tutto ciò che accade in essa si può spiegare con i suoi stessi principi. Tutte le singole cose sono gradi diversi di sviluppo di un'unica organizzazione assoluta, mezzi rispetto allo scopo cui l'intera vita della natura tende e che è la manifestazione dello spirito. L'assoluto si manifesta già, secondo Schelling, nel processo della natura, che va dalla materia inorganica, fisica, chimica, alla vita organica, organismi viventi. Processo culminante nell'uomo, cioè nell'emergere dell'autocoscienza e della ragione, punto esatto da cui parte e procede la costruzione complementare della filosofia dell'io. Per poter giungere alla piena consapevolezza di sé, l'io deve attraversare tre epoche. Passaggio dalla sensazione, in cui la coscienza subisce l'oggetto passivamente, all'intuizione, ossia l'io avverte se stesso in tutti i suoi molteplici atti. Passaggio dall'intuizione di sé alla riflessione, ossia il soggetto assume se stesso come oggetto del conoscere. Durante la riflessione di sé, l'io diviene autoconsapevole, conoscendosi come libera spontaneità e volontà. Secondo Schelling, nella ricostruzione filosofica dello sviluppo interno dell'io, è importante riconoscere la presenza essenziale di una componente inconscia. Nello spirito umano, l'attività cosciente va vista come l'emergere finale di un processo inconscio. In tal senso, vi è una manifestazione privilegiata dello spirito nella sola attività umana capace di integrare ed armonizzare impulso inconscio ed elaborazione consapevole, l'arte. L'opera dell'artista è sintesi di ispirazione, ciò che Schelling chiama poesia, un impulso che si manifesta spontaneamente e che non può essere attivato a piacere, ed elaborazione, ciò che Schelling chiama propriamente arte, la padronanza dei mezzi e delle regole attraverso cui si realizza la specifica opera artistica, un quadro, una composizione musicale, eccetera. Dunque, l'attività artistica rappresenta la più elevata manifestazione dell'assoluto nello spirito umano e l'opera degli artisti ha qualcosa di divino. Questo vale per ogni opera d'arte, la quale realizza l'unificazione del conscio e dell'inconscio. Bene, il ripasso di questa parte è terminato. Io vi ricordo che per le lezioni online potete contattarci attraverso Facebook, Instagram o l'indirizzo centrodai83@gmail.com. Vi aspetto qui su YouTube per la prossima lezione. Ciao da Francesca!